Tumbarello, De Santis, Rosino, Messina, poi Beari dice Giannottare, giocano solo loro, 20 partiti che fanno solo loro, è tutto. Guardate che avessi un calo, infatti nel secondo tempo loro là hanno sentito un po' il male, perché erano stati anche sotto più 7 anni. Vignali con lo spazzone, Vignali. Con lo spazzettone. Sì, con lo spazzettone. No, Vignali fa tutto. Ma te ne capisci di parlare? No, il giusto, il giusto. Quel. Lui sta tutto il tempo lì davanti. Enrico, si è proprio davanti alla telecamera. Hai il capello brizzolato, ma... Signor Presidente! È grigio, dottor Presidente. Proprio davanti alla telecamera. Purtroppo il suo posto è occupato adesso. Allora! Ben ritrovati ai telespettatori di TRC per il campionato di Serie A1 maschile di pallamano, un appuntamento a cui ci eravamo dati come obiettivo per tutto il campionato. Finalmente gara 2 dei playoff per il Terraquilia Carpi, che si è molto ben comportato nella gara 1 a Fasano, con questo Junior Fasano, una squadra di grande tradizione ma che ha sofferto molto le vicissitudini di un Carpi che pur in trasferta si è molto ben comportato, ha perso solo di 2 dopo aver condotto un'ottima partita, un brutto break durante la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, ma poi una rimonta implacabile fino alla possibilità di andare al pareggio. Adesso il Carpi è stato in attacco, tiro di Radojevic, ma poi la respinta è stata intercettata sempre da Carpi, ma da posizione fallosa. Adesso in attacco c'è Junior Fasano, che comunque riesce a la difesa carpigiana, che fa della proprio di questa arma la loro soluzione vincente. Sicuramente riescono a imporre adesso una difesa abbastanza piatta, vedremo come Bearevic e Soci riusciranno a scalfire questa difesa granitica. Ancora un intervento difensivo su Rubino, che nella partita di andata è stato veramente il match winner per Junior Fasano. Adesso lui è un giocatore di grande importanza, punta di diamante dell'attacco
dell'attacco fasanese. La squadra di Brindisi viene da un campionato imbattuta, 20 partite, 20 gare vinte. Adesso Bearevis, da distanza siderale, riesce a piazzare un tiro molto ritardato sul primo palo, dove Malavasi non riesce ad arrivare. Ancora adesso il Carpi in attacco, un inizio così, sempre tra due squadre che si temono, sempre molto guardingo. Sicuramente il Carpi cerca di imporre il suo gioco per cercare di ribaltare le sorti della partita di andata. Ancora un intervento del portiere brindisino sul tiro. Ancora buona iniziativa sempre di Sirsi, ricordiamolo, è il portiere della nazionale, quindi molto buono la sua iniziativa. Adesso su Giannoccaro c'è un intervento difensivo di Molina molto incisivo. I giocatori stanno tenendo un atteggiamento aggressivo ma molto corretto. I direttori di gara, che stasera sono i signori Montagnier di Musile e Spina di Asti, finora stanno cercando di contenere un po' l'agonismo, che naturalmente in queste gare ha un ruolo fondamentale. Bellissima palla di Rubino per Giannoccaro, che però si gira in una posizione fallosa. L'arbitro di campo assegna un inizio di gioco mantenendo la palla al intervento al limite di Fontanesi, a cui viene sancita una munizione. Molto concentrato il Terraquiglia Carpi, ne ha ben donde, perché è una partita molto importante. Adesso un taglio dell'ala, però non riceve palla il De Santis, e il Carpi può tornare in attacco con una palla ben amministrata. Vanno contro la difesa schierata, buon atteggiamento tattico del Carpi. Fase di studio iniziale, come in tutte le partite molto importanti. A gestire il gioco c'è Berzic. Recupera una bella palla, non c'erano forse gli estremi, era assolutamente involontario, intervento di piede, ma ancora una buona palla giocata, una bella palla molto ben recuperata. Il Carpi sta facendo di tutto per complicarsi la vita, aveva una bella palla. Adesso ancora Rubino ha la possibilità di avere una palla importante. Il Carpi ancora in prima fase, non azzardano. C'era un intervento abbastanza falloso. Ancora il Carpi in attacco. Gli arbitri stanno lasciando giocare molto le due squadre, non intervengono molto di frequente. Questo è un po' Gennaro Di Matteo si era abbassato, ma l'intervento era chiaramente volontario, non per intervenire sulla palla ma sul giocatore. Giustamente l'arbitro di campo assegna una munizione anche a Bearevic, che appunto mima quello che abbiamo appena detto. Ancora il Carpi in attacco con una difesa mista su Radojevic, che viene individuato come il giocatore forse più importante. Era stato protagonista della rimonta carpigiana in terra pugliese, quindi un occhio di riguardo da parte del Junior Fasano contro questo giocatore, che ha fatto un po' il break del secondo tempo durante gara 1 e che ha riportato in gioco il Carpi. Giocatore molto importante, una macroscopica difesa in area. Ancora una munizione, questa volta a Rubino, molto indulgenti con la difesa pugliese e gli arbitri. Adesso forse ci sarà una progressione anche
nella sanzione degli arbitri. Adesso viene assegnato un gioco passivo al Carpi. Al limite del passivo, una buonissima palla servita a Polito, non si fa pregare, punteggio in parità, in attacco il Fasano, time out per verificare le condizioni di Bearevic, che rimane momentaneamente a terra in un contatto che aveva avuto nella sua fase difensiva. C'è da dire che il Fasano ricorrerà spesso a questi momenti di break, anche perché ha pochissime alternative ai 7 giocatori di campo. Lo ha dimostrato appunto il break che il Carpi ha imposto in terra brindisina, e quindi questi 7 giocatori dovranno trovare l'energia per gestire al meglio questi 60 minuti. Bearevic, un ragazzo montenegrino di grandissima qualità, lui è stato in diverse squadre pugliesi, non ultima Noci, poi il suo ritorno con Dumnic a Fasano per imporre la qualità del suo gioco e le sue grandi caratteristiche. Rubino ancora con la palla bassa, viene fermato da un buon intervento della difesa carpigiana. Un fischio arbitrale che ci sentiamo di condividere, una difesa in area e parzialmente in cintura su Giannoccaro, che va anche a tentare di trasformare questo tiro dei 7 metri. Però gli viene stampata in palla, in faccia la palla da Malavasi, un bellissimo intervento dei portieri che abbiamo visto in questo campionato, anche nella prima fase dei playoff, sicuramente il miglior estremo difensore, anche se facciamo notare che Sirsi è stato convocato in nazionale per la partita dell'Italia contro l'Inghilterra. Falla in attacco per il Carpi, palla che viene ceduta al Junior Fasano, una squadra, dicevamo, di grande tradizione, una squadra che nasce negli anni 80, poi le trafile giovanili con Interami a Teramo e varie cose, poi negli ultimi anni anche la partecipazione a 2 coppe europee e la possibilità, praticamente una semifinale persa di un gol, una semifinale scudetto nella Serie A d'Elite, quindi una grandissima tradizione per questa squadra, quest'anno un po' rimaneggiata ma sicuramente molto molto importante. Bella palla recuperata da Giannoccaro, che la mette dentro, si fa perdonare il tiro di rigore sbagliato. Adesso in attacco il Carpi, che in questa buona prima fase porta in parità l'incontro, e adesso c'è un'esclusione di 2 minuti su Tumbarello, che commette un fallo proprio sulla linea dei 6 metri, che viene sancito con un'esclusione di 2 minuti. Adesso superiorità numerica per il Carpi, che passa immediatamente in difesa mista su Bearevic, lasciando un po' nei pasticci il Fasano, che naturalmente nella prima linea d'attacco con le sue ali non ha proprio il fiorfiore della propria potenzialità, e adesso vedremo come se la caveranno. Giannoccaro è uscito da posizione di pivot in posizione di terzino centrale, un po' a gestire la situazione. Adesso 4 più 2 su Rubino, grande caos, grande indecisione per lo Junior Fasano, che adesso cerca una soluzione nel tiro da fuori. Giannoccaro molto bravo, vantaggio segnato dall'arbitro, ottima parata di Malavasi, e ancora in attacco il Carpi. Purtroppo Giannetta pesta la linea dei 6 metri, una palla molto importante. Ancora gioco fermo per l'intervento dell'arbitro di campo, e si ricomincia ancora con il Carpi, che non ha sfruttato questa superiorità numerica, ma che ha la possibilità di gestire ancora quasi un minuto
con questo vantaggio numerico. La parola a Davide per vedere un po' di fare chiarezza su questo inizio di partita. Buonasera a tutti, la partita è molto bella, il clima è molto caldo sia sugli spalti che in campo, un po' per il tempo e per la temperatura e un po' per la tensione, per l'importanza della partita. Carpi che non riesce a sfruttare in questa fase, quando sono passati 12 minuti del primo tempo, non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Fasano che sta ribattendo, o meglio Carpi sta ribattendo attacco su attacco, difesa su difesa a Fasano. Comunque partita molto bella ma molto tesa, molto sentita dalle due squadre che sono molto contratte, tant'è che il punteggio è ancora sul 2-2, pochi tiri, poche responsabilità da parte dei giocatori, ma dovranno sbloccarsi, speriamo che i primi a sbloccarsi siano i biancorossi. Ora Fasano è tornato in parità in campo, purtroppo Radojevic sbaglia, non c'entra la porta, Radojevic che ancora... È fantastico Malavasi che in questo momento della partita sta veramente tenendo su la squadra, ma ora nulla da fare sull'ingresso di Rubino, mentre i suoi compagni di squadra stavano ancora guardando cos'era successo. Il giocatore fasanese è stato prontissimo, recuperato e con un giro di braccio si è smarcato ed è andato a segnare. Stavolta nulla ha potuto Malavasi, che comunque è protagonista di un ottimo inizio di partita. Ora Radojevic prende un fallo da 9 metri, Fasano che difende con una 5-1, ha aggressivo solamente l'uno fuori. E Carpi che cerca, ora Verdic si fa rubare la palla. Dal 1 avanti proprio Fasano spinge e Giannoccaro stavolta sbaglia, lancia Malavasi a Di Matteo che segna e pareggia, pur contrastato anche se non pesantemente, in modo lieve, comunque viene contrastato, ma riesce a segnare ottimamente in Eret, un ottimo tiro. Nulla da fare per il portiere Sirsi di Fasano. È partita che si mantiene in equilibrio con Carpi che effettua una difesa 3-2-1 abbastanza piatta, non esce dai 9 metri il luna avanti. Ora purtroppo Giannoccaro, che è bravissimo a recuperare queste palle qua, a tenere queste palle qua, non subisce fallo da Beltrami, dice l'arbitro, e Beltrami che viene espulso per 2 minuti. Ora sarà Fasano pertanto ad avere la superiorità numerica, mentre vedremo chi va a battere il secondo rigore per Fasano. De Santis, anzi no, va Bearevic, grazie. Bearevic contro Malavasi e stavolta Malavasi non riesce nell'impresa, 1-2 comunque, e Fasano che si riporta avanti 4-3. Ora ha fatto il suo ingresso in campo Enrico Piccinini al posto di Radojevic. Al centro abbiamo Berzic, contromano Pieracci, non vediamo ancora Molina e malinteso tra i giocatori carpigiani che regalano la palla ai fasanesi, e bravissimo Enrico Piccinini che riesce a fermare Bearevic che era praticamente solo davanti al portiere. Ora passaggio al pivot che non riceve per l'intervento di Pieracci, o meglio la palla gli è stata gettata su un piede. Fasano che manovra con l'uomo in più, ora incrocio per Rubino, per Bearevic che finta un sottomano e poi tira sopra la difesa carpigiana, e Fasano che al primo allungo della partita, a metà del primo tempo, 5-3 per Fasano che a differenza di Carpi è riuscito a sfruttare l'uomo in più.
Carpi che prova, Tarraquiglia che prova a manovrare, Palazzetto che è pieno in ogni suo posto, in ogni sua parte. Ora bellissima parte, palla di Bertis per Di Matteo che ha tagliato pur con l'uomo in meno, ha ricevuto, è riuscito a girarsi e ad accorciare le distanze, bellissima azione che e pareggi i conti seppur con l'uomo in meno. Comunque Fasano ora che ha la possibilità di portare nuovamente più due, adesso siamo rientra Polito e parità ricostituita. Fasano che manovra sempre con queste palle rimbalzate un po' al limite da parte di Tumbarello. Fasano che sta almeno in questa fase apparentemente un attimo rifiatando. Ora bellissimo Di Matteo che intercetta il passaggio di Bearevic e pareggio del Carpi con Di Matteo che in questo inizio di partita sta veramente tenendo in attacco su in partita al Carpi, mentre in difesa abbiamo un ottimo Malavasi. Ora bisognerà avere un maggior apporto anche da parte degli altri giocatori, perché se vogliamo arrivare alla bella dobbiamo assolutamente oggi vincere. Ora incrocio per Rubino che palo interno poi dentro, però ha tirato completamente smarcato, la difesa proprio si è fatta portare via senza troppi problemi dal centrale con un semplice incrocio e Rubino da 9 metri non sbaglia. È un ottimo terzino mancino. Ora Carpi che manovra con Enrico Piccinini che tira una delle sue mine con Fasano che evidentemente non gli ha dato credibilità sbagliando. Una sassata tremenda che il portiere Sirsi non ha visto, neanche se ne è accorto quando ha visto muoversi la rete. E Carpi ancora in partita, 6 pari, partita che si mantiene. Ora Tumbarello prova un'azione solitaria che viene però contrastata ottimamente da Fontanesi. Incrocia adesso per Bearevic, mentre Tumbarello si porta la mano, ora va a doppio pivot, Bearevic si riporta nella sua posizione, Rubino di forza ma viene murato ottimamente da Pieracci dopo che era riuscito a liberarsi agevolmente di Di Matteo. Carpi che deve mantenere questa intensità difensiva. Ora il tifo c'è, Fasano pare in un momento di difficoltà, non sta facendo niente di particolare, si sta cercando, ecco adesso ha iniziato un'azione con ma non si può Giannocchero farsi prendere la posizione in questa maniera, bisogna contrastarlo di più, bisogna stargli davanti perché altrimenti Giannocchero le palle le tiene, è del gioco di Fasano questo. Ora coach Serafini chiama un time out per riordinare un attimo le idee. Quando dopo 20 minuti, dopo 18 minuti e 30, il punteggio è 7-6 per Fasano. Approfittiamo per ricordarvi che la gara 1 ha visto il Bolzano maramaldeggiare con Sassari, anche se la partita che si è vista in TV ha visto così non questa grandissima differenza. Oggi sicuramente per Bolzano sarà più complicato risolvere la questione in terra sarda, un grandissimo maione, praticamente il Bolzano non ha mai giocato, ha fatto giocare Sassari e ha sfruttato le palle perse dei giocatori isolani. Poi c'è stato Ambra Fondi, un 40-27 che penso abbia messo definitivamente una parola fine a questo incontro, a questo doppio match. Sicuramente per Raupenas e i suoi ci sarà modo di così di confermare a Fondi oggi. Poi il Pressano ha vinto a Conversano, Tarafino e Company non ce l'hanno fatta ad arginare la corazzata trentina, Pressano che ha vinto 31-29 a Conversano,
e che sicuramente stasera riuscirà forse a mettere tutto in ordine in maniera definitiva. Poi c'è stato appunto Fasano-Carpi 28-26, la partita che forse ha dato più, così ha visto più equilibrio. Si riprende il gioco, si riprende il gioco con il Carpi in attacco sotto di uno, ma con le idee abbastanza chiare, buona difesa, il punteggio è rimasto basso, tante palle perse, non una grandissima incisività in attacco. Berzic non sta riuscendo a tenere così in ordine l'attacco carpigiano di Terraquiglia, però il punteggio che rimane in equilibrio è buon per il Terraquiglia Carpi, che rimanendo agganciato al risultato può in qualsiasi momento fare un affondo che potrebbe essere devastante. Stavolta Berzic ha avuto la palla giusta, è andato davanti a Sirsimon, hanno avuto la freddezza, ha schiacciato la palla a terra, è rimbalzata sul palo, un po' di fortuna per il portiere della nazionale. Ricordiamo che anche Giannoccaro è stato convocato per la nazionale maggiore nel ruolo di pivot, quello che gli è più congeniale, che stasera sta facendo valere. Anche Rubino è nella nazionale maggiore, quindi giocatori di più grande spicco. Buona iniziativa di Berzic, che fallisce la porta, ma è una buona cosa che lui si faccia vedere. Palla intercettata di Matteo davanti a Sirsi, ma sbaglia. Una palla persa di Fasano, che andava valorizzata con maggiore attenzione. Questi errori un po' gratuiti non sono accettabili in una gara a due playoff. Ricordiamo comunque che per il Terraquiglia Carpi è un'occasione storica, mai nessuno di questi giocatori ha avuto l'occasione di fare una partita così importante, ma invece attenzione alla palla che sta arrivando verso la telecamera. Dicevamo del Carpi che nessuno dei giocatori carpigiani alla guida di Davide Serafini non hanno mai avuto occasione di affrontare un impegno così di grande responsabilità, mentre invece il Fasano ha avuto grandi occasioni. Ancora Malavasi, magico contro fallo molto importante, esclusione di due minuti sicuramente per Tumbarello, che ha difeso in maniera assolutamente irregolare, e il Carpi che aggancia il punteggio e va con due minuti di superiorità numerica. Ricordiamo che comunque il Carpi ha profuso il meglio di sé in inferiorità numerica, ma questo così fa parte del gioco. Comunque avere un uomo in più in campo sicuramente è un grandissimo vantaggio. Ci ricordava Davide Bonfiglioli che appunto è la seconda esclusione di Tumbarello, che in difesa andrebbe sostituito perché rappresenta un vero paracarro per l'organizzazione difensiva fasanese, ed è un giocatore che comunque è importante per l'attacco di Fasano perché gioca nel ruolo di terzino centrale. Adesso Giannoccaro ancora fuori, mentre la difesa carpigiana saggiamente lascia molto spazio all'ala sinistra De Santis, un giocatore importante ma non determinante per il gioco di Fasano, mentre invece lo è Giannoccaro che da posizione di terzino centrale riesce a segnare in inferiorità numerica. È stato così molto efficace, un giocatore di grande esperienza e di efficacia mostruoso, come abbiamo visto si è preso una grandissima responsabilità e ha avuto ragione. Bellissimo intervento di Sirsi, la difesa aveva tolto spazio a Giannetta, l'ha invitato a tirare sul secondo palo e poi ha parato, giocatore di grandissima esperienza. Avevano già valutato di andare a subire il tiro da quella posizione. Giocatori molto esperti, tatticamente atteggiamento molto corretto. Palla Bearevic, fallo inutile. Bearevic era andato lì per prendere questo fallo e c'è riuscito. Cerca di recuperare il tempo e il giocatore in inferiorità
Ancora un bel intervento di Di Matteo su Rubino, Giannocchera ancora a gestire l'attacco fasanese. Intervento di Di Matteo da dietro, viene valutato da esclusione dall'arbitro di campo. Giusto, adesso parità, ma poi il Fasano avrà un molto margine di tempo per giocare la superiorità numerica, anche se abbiamo visto che in queste partite molto. Adesso va al tiro da ala sinistra il numero 14 del Junior Fasano, Messina, però destro di mano dal ruolo di ala destra, non riesce a impensierire più di tanto Malavasi. Adesso di nuovo in attacco il Carpi in inferiorità numerica, rinunciano alla difesa mista, vediamo cosa farà il Carpi. Berzic a gestire, molta responsabilità su di lui. Adesso Piccinini va a tirare, viene pressato, molto sbilanciato. Carpi ancora in possesso di palla. Molto lavoro di Molina, ma poca valorizzazione del suo lavoro. Adesso viene portato addirittura dalla sinistra, passa dal centro, incrocia, si va a inserire a pivot. Palla che recupera Messina al centro del campo, ancora Messina da destra, sbaglia ancora, poi De Santis recupera il pallone, non se la sente di andare nell'uno contro uno. Palla al Fasano che intende valorizzare la sua superiorità numerica. Davide. Sì, purtroppo in quest'ultima fase ci sono stati molti errori di Carpi, che non è riuscita a concretizzare la palla del pareggio già almeno in tre occasioni. Il coach Serafini ha ruotato in questo momento la sua ala destra, ha inserito Davide Zoboli al posto di Giannetta dopo quell'errore prima non troppo forzato che aveva commesso Angelo. E niente, adesso Carpi che pare in un momento un po' di confusione mentale, ha un po' timore, e soprattutto Carpi che sta giocando senza quelli che dovrebbero essere i suoi trascinatori, cioè Radojevic e Molina. Molina addirittura non è ancora entrato in campo, Radojevic invece dopo un inizio apparso promettente si è un po' perso e ora è accomodato in panchina, mentre Fasano con i suoi sette giocatori sta facendo tutto. Ora un tiro pretenzioso di Bearevic e per bloccare la seconda fase un giocatore fasanese dice di aver preso un colpo al volto, ma chiaramente tutto questo serve perché, come ha detto giustamente prima Lauro, Fasano è praticamente una squadra composta di sette giocatori e ogni momento, ogni situazione può essere buona per consentire alla squadra fasanese di recuperare, squadra che molto esperta, lo dimostra lo score fino adesso ottenuto tra campionato e Coppa Italia, una sola sconfitta in finale di Coppa Italia con Bolzano, peraltro a Bolzano. Tutte le altre partite sono state tutte vinte sia in casa che in trasferta. E una cosa per correggere Lauro è quella di la partita tra Pressano e Conversano che è stata giocata giovedì sera e ha visto la vittoria di Pressano anche in casa di 6-7 reti, tranquilla. E nel post match i giocatori sia di Conversano che di Pressano hanno lasciato piuttosto incerto, come direi, solamente il risultato qui tra Carpi e Pressano, tra Carpi e Fasano, perché nessuno si aspettava la prestazione di Carpi probabilmente a Fasano. Questo fa piacere da un lato e da un altro responsabilizza. Ora passi di Pieracci, palla che viene restituita nuovamente a Fasano, che con Rubino che aveva perso la palla gli era sfuggita, ora reclama un fallo inesistente perché era al limite doppia commessa dal giocatore pugliese. E ora Piccinini va via benissimo di forza, ma purtroppo c'è timore qua, non si ha timore di fare i propri tiri, di fare i tiri che si fanno da sempre, si forzano angoli impossibili e se non si centra la porta non c'è nemmeno la possibilità poi di segnare. Io, coach Serafini, senz'altro
cercherà di tranquillare i passi, probabilmente ha fatto il ballo del cia cia cia, Tumbarello. Ora bellissima palla di Pieracci che aveva anticipato benissimo Giannocchero. Ora un regalino a Fasano probabilmente. Il gioco riprende, giocatori carpigiani che devono tirare nei loro angoli senza paura, senza timore, perché questo portiere per adesso deve dimostrare di essere il portiere della nazionale. Ora finalmente l'arbitro fischia passivo, era un quarto d'ora che aveva il braccio alzato. Carpi spinge con Berzic, viene toccato probabilmente, non visto dagli arbitri, ma erroraccio comunque, è andato a tirare sui giocatori più alti di Fasano, lui che non è altissimo, è un errore che in questa fase non ci vuole. Ora Tamburello prenderà rigore, no, gli arbitri gli danno 9 metri, va bene a Carpi stavolta. Fontanesi se la cava con nulla, era in ritardo, si era fatto prendere il tempo da Tumbarello che in questo momento prende un po', gli viene dato un po' di fiato con l'ala De Santis che viene spostato al centro e Faizza che va all'ala. Ora gioco tra Rubino che tira una sassata nel 7 sul primo palo sul quale Malavasi nulla può, pur essendo andato proprio su quel palo. Il tiro era molto troppo preciso, nulla da fare per Malavasi e Fasano che quando mancano 2 minuti e 50 alla fine di questo primo tempo, molto contratto da parte di entrambe le squadre, Fasano che si riporta più 2. Carpi che manovra adesso con Enrico Piccinini che si prende l'iniziativa e contraccambia, sassata nella ragnatela sul primo palo del portiere fasanese, anche lui era su quel palo ma tiro preciso all'incrocio, nulla da fare. Enrico Piccinini che se riesce a prendere i suoi passi, fa i suoi tiri, è imprendibile. Fasano ancora che gioca per il più 2 con Carpi che gioca aggressivo con un 3-2. Ora Pulito commette fallo su Bearevic che non era riuscito a servire De Santis che si era inserito a doppio pivot. De Santis ora incrocia per Bearevic, sassata che però termina fuori e Tarraquiglia che si riporta in attacco. Enrico Piccinini ha fatto probabilmente un paciughino ma non visto dagli arbitri, è andata bene e nel tentativo di spingere comunque 9-8 e palla del pareggio in mano ai giocatori carpigiani, Pieracci e Berzic che non sono stati cambiati nemmeno un secondo come neanche Di Matteo e Pulito. Ora serie di incroci al centro, Pieracci aveva visto il buco ma Fasano ha chiuso benissimo, ha capito le intenzioni del nostro player. Pieracci ancora di forza, subisce fallo ma non gli fischiano niente. Ora Fasano sbaglia per fortuna la seconda fase, dai che spingiamo che c'è un giocatore in meno e soprattutto bellissimo scalare per Di Matteo. Mamma mia, un pallonetto altissimo che sembrava destinato alla tribuna, invece palo interno ed entra, fantastico, bravo Gennaro, grande partito fino adesso, l'unica pecca quel contropiede, però grande Di Matteo, grande Di Matteo, sta tenendo su lui l'attacco carpigiano. E ora recupera un pallone, c'è un fischio, non si sa da parte di chi, c'è stato un fischio, c'è un po' di confusione, i giocatori del Carpi chiaramente si sono arrabbiati perché avevano recuperato la palla quando era stato chiamato un time out da Fasano e che è stato fischiato tardivamente dal tavolo, per cui dopo il gioco probabilmente ricomincerà con la palla Fasano purtroppo che l'aveva persa. Giocatori carpigiani che si sono un po' innervositi da questo fischio del tavolo, però manteniamo la concentrazione, mancano 27 secondi alla fine di questo primo tempo, Carpi in partita che sarà dura fino alla fine, per cui manteniamo la concentrazione sulla partita,
e non lasciamoci condizionare dagli arbitri, anche loro possono sbagliare come noi sbagliamo i tiri, questo ormai lo sappiamo, lo dicono tutti, ma è così. Purtroppo siamo stati svantaggiati da questo fischio. Ora Fasano ritarda un attimino a entrare, Fasano che in questo momento ha bisogno un attimo di rifiatare e si prende tutto il tempo per rientrare in campo con tranquillità e per gestire quest'ultima palla che avrebbe potuto essere di Carpi ed invece purtroppo è tornata a Fasano. Il gioco riprende con Giannocoro che da Rubino a Tumbarello che è rientrato al suo posto, Bearevic, anche lui si è fatto tutta la partita come anche Giannocoro e Rubino. Ora Rubino forza ma sbaglia, la palla va via e probabilmente gli arbitri non fischiano il tempo, il primo tempo che finisce sul 9-9. Ci rivediamo tra pochi minuti per il secondo tempo. Buonasera. Inizio del secondo tempo di questa per adesso agonisticamente molto interessante come partita, in attacco il Fasano che ha dimostrato un gran mestiere, soprattutto ha giocato senza mai cambiare i suoi giocatori, ha il suo terzino centrale con due esclusioni, adesso vediamo cosa farà. Tumbarello va a segnare un gol molto importante. Radojevic si impapina contro Bearevic in una situazione che avrebbe potuto benissimo scalare la palla a Di Matteo, che nel primo tempo è stato il vero match winner per Terraquilia Carpi. Adesso Pieracci, che ha giocato un bellissimo primo tempo, si oppone molto bene al tiro di Radojevic. Sirsi, attacco ancora di Fasano, viene fermato Giannocoro in questa iniziativa personale, il Fasano preferisce giocare contro la difesa schierata, vuole tenere il punteggio basso, stare agganciato al risultato. Una palla recuperata, Piccinini, una ingenuità. Io vado a Radojevic che lavoro. Una ingenuità ancora di Radojevic che si viene raggiunto da Messina che quasi gli ruba la palla, la protegge col corpo, gli arbitri sono molto indulgenti con lui, gli lasciano la palla, buon per il Terraquilia Carpi che rimane in attacco per... Grande Molina che entra in campo, primo pallone giocato, primo gol per lui, non aveva ancora messo piede in campo, buon esordio per lui, un giocatore di grandissima potenzialità, quest'anno per gli impegni della nazionale argentina ha dovuto saltare molti match, non è particolarmente integrato nel gioco del Terraquilia Carpi, ma è sicuramente una pedina molto importante per questo secondo tempo, molto coraggioso Davide Serafini che nel primo tempo non ha schierato alcuni giocatori che nella prima fase non avevano espresso il meglio di sé, molto, molto coraggioso, è riuscito a condurre in pareggio la prima fase della partita e
prova di grande carattere sia per i giocatori che erano in campo che per le scelte del coach. Adesso ancora il Fasano in attacco, molto grande mestiere come abbiamo detto prima da parte del Fasano, che sa di non poter avere molti cambi. Giannoccaro adesso interrompe il gioco, come solo lui sa fare, anche per riprendere un po' di fiato. Effettivamente l'intervento di Pieracci, che è stato determinante sia in difesa che in attacco nel primo tempo, ha dato la possibilità a Fasano di adesso Di Matteo sospinge Rubino, lo porta al centro del campo, cosa che non vuole fare, lui aveva finito i passi, non vuole palleggiare, lui ha bisogno di prendere slancio della sua iniziativa. Adesso ancora una palla persa di Fasano, Rubino prova a fermare la prima fase del Carpi, che non ha voglia di provarci. Palla maltrattata un po' da tutti, per fortuna del Tranquilla Carpi tutto si ricompone, alla bassa per Di Matteo, Radojevic molto largo. Palla quasi persa, molta energia in difesa da parte del Fasano, un po' mal giocata da Radojevic questa palla, giocatore che finora aveva dato un buon contributo alla difesa, all'attacco carpigiano. Adesso Sirsi si oppone con molta decisione, un portiere molto molto affidabile. Palla sempre a Giannoccaro, quando il Fasano ha qualche problema butta la palla dove vede una maglietta blu col numero 8 e sempre Giannoccaro riesce a fare qualcosa di importante per la sua squadra. Adesso viene chiamato uno schema da parte di Tumbarello, vogliono andare a qualcosa di più certo, Berevic va a una bella soluzione, Molina molto attivo in difesa su Berevic, l'ha quasi umiliato nella prima fase di gioco, adesso però ha un intervento troppo deciso che viene valutato da esclusione, superiorità numerica per il Fasano, e dalla difesa carpigiana viene a mancare Molina, viene a mancare Polito, che con ogni probabilità è finora il miglior difensore del Tranquilla Carpi. Vedremo come difesa in area di Pieracci, che non riesce fisicamente a opporsi a Giannoccaro. Bisogna non fargli ricevere la palla, quando riceve la palla è molto molto efficiente nella sua azione di pivot. Un tiro dai 7 metri, va Berevic a tentare di trasformare. Il montenegrino non ha giocato tutte le partite, ma è un giocatore molto molto presente. Adesso il Carpi è ancora in inferiorità numerica, il Fasano sceglie di fare difesa mista su Radojevic, sarebbe auspicabile un cambio, magari Piccinini, Radojevic viene coinvolto nel gioco, Pieracci subisce un fallo, gli viene data la superiorità numerica, passi di Berevic. E per fortuna del Carpi il Messina non trasforma questa facile occasione. Ancora punteggio di 11-10 per il Carpi, che ha la palla in mano seppur in inferiorità numerica. Trattenuto Pieracci in maniera assolutamente volontaria, l'arbitro pensa di non intervenire, ancora il Carpi in attacco, passa il tempo e questo questa è sicuramente un intervento volontario da esclusione, l'arbitro non se la sente, uno contro uno Pieracci era stato molto efficiente, aveva praticamente adesso c'è una spinta,
questa volta non un po' veniale da parte di Tumbarello, che viene schierato in difesa come primo. Probabilmente gli arbitri compensano con questo fischio quei due precedenti che non avevano fatto. Va a cercare di trasformare Piccinini, Davide. Sì, purtroppo Enrico sbaglia, un tiro senza convinzione, Carpi che non riesce a cambiare le tendenze della partita, non è mai stato sopra, sempre sotto a inseguire, anche adesso sotto di uno. Bisognerebbe cercare veramente anche nell'inizio di questo secondo tempo, quando ci sono state le palle, per poter fare finalmente questo più uno, metterla dentro. Invece Carpi costantemente non riesce a cambiare l'inerzia della gara, e Fasano ogni volta riesce a gestire almeno un minimo della partita. Ora Bearevic tira una sassata da 16 metri che Malavasi para, ora spinge Carpi, scalare Molina, segna passando sopra tre giocatori del Fasano, tirando in modo scomposto un tiraccio, un bombolone rimbalzato che però inganna Sirsi, che si era lanciato sul palo lontano pensando a un tiro diretto e forte, invece è arrivato un tiro rimbalzato che gli è passato sopra. Infatti si arrabbia, ma la palla è entrata. Ora bisognerebbe riuscire a fare una buona difesa, recuperare un pallone e riuscire a fare quel benedetto più uno che Carpi non riesce a fare. Ora Tumbarello si butta dove non c'è spazio e si scontra, e dopo giustamente Lauro mi fa notare che ha cercato di entrare dove c'è Polito, che sta veramente difendendo alla grande questa sera, veramente una grande, sta conducendo veramente una grande partita. Purtroppo i suoi compagni non riescono a servirlo in attacco granché, ma in difesa sta difendendo veramente fortissimo. Ora viene ottimamente contrastato Rubino da Pieracci, e Carpi che dovrebbe veramente, ora un tiro sotto mano di Tumbarello che Malavasi vede e para. Vediamo se riusciamo a fare questo benedetto più uno. Palla a Di Matteo che viene però contrastato in area da Tumbarello, che pur non toccandolo oppure toccandolo lievemente, però lo va a disturbare all'interno dell'area. Non si può giocare all'interno dell'area, e giustamente l'arbitro fischia questo tiro di rigore, che si incarica di battere Radojevic per vedere se riusciamo a fare questo benedetto più uno. Radojevic contro Sirsi, e segna Carpi, per la prima volta si porta più uno in questa partita, 12-11, con grossa fatica ma determinazione, e ora per la prima volta Fasano è costretto a gestire il pallone per pareggiare. Vedremo ora come lo gestirà. Ora Bearevic incrocia per Rubino che fa, e Giannocchero che entra di spalla ma incozza contro Pieracci. Fasano che sta in questo momento facendo molta fatica, speriamo che Carpi riesca a mantenere questa intensità difensiva. Ora doppio pivot con Tumbarello, De Santis si prende l'iniziativa di un tiro dall'ala che ottimamente para Malavasi. È dall'inizio della partita che la difesa del Carpi sta rischiando sulle ali, concedendo spazio al tiro delle ali che finora non aveva sortito effetto, perché le ali mai si erano preso l'iniziativa, e ora è Carpi che gestisce il pallone del più due con Radojevic che scarica per Di Matteo che appoggia la palla sotto il piede di Sirsi, e Carpi più due, time out che viene richiesto dall'allenatore di Fasano, che intuisce il momento di difficoltà della propria squadra. Un sospiro di sollievo, anche se la partita è lunghissima, siamo a un terzo, quasi a un terzo della partita, ma Carpi che finalmente riesce a portarsi avanti, a mettere la testa avanti,
e con ottima determinazione porta il risultato sul 13-11. È chiaro che adesso le forze verranno un pochino a mancare entrambe le squadre, la partita diventerà un pochino più aperta e sarà molto importante sbagliare il meno possibile all'interno di un palazzetto che è caldissimo e per il pubblico e per la temperatura, come ho detto fin dall'inizio, temperatura primaverile e potrebbe incidere sulle gambe dei giocatori. La partita sta per riprendere. Continuiamo così ragazzi, con questa determinazione, perché solo in questa maniera possiamo farcela, perché Fasano oggettivamente ha in Giannoccolo, Rubino, Tumbarello, giocatori, Bearevic, giocatori veramente anche fisicamente molto importanti, molto fisici, Carpi un pochino meno se vogliamo, forse recupera un po' in altezza se vogliamo fare eccezione su Rubino, e l'altra cosa che Carpi deve sfruttare, ora viene murato, viene stoppato Bearevic, Radojevic va in contropiede, scarica su Molina che arriva come un razzo, ma purtroppo Sirsi gli impedisce la realizzazione e ora Rubino sbaglia anche lui, fallo su Di Matteo di Tumbarello che ha rischiato moltissimo, perché ha già subito due esclusioni dal campo di gioco e una terza lo escluderebbe completamente da questa partita. Ora c'è Radojevic che chiama l'attenzione degli arbitri per asciugare il campo nella zona dove è caduto Di Matteo. Consente a tutti di prendere fiato, i giocatori del Fasano, alcuni si piegano proprio per prendere fiato. Sono evidentemente molto stanchi, anche i giocatori del Carpi, direi il vero, sono molto stanchi. Ma Carpi ha il vantaggio di avere qualche soluzione in più, sia in attacco che in difesa, alla panchina più lunga. Che coach Serafini dovrà gestire al meglio, mentre meno problemi pare avere il coach Ancona, che si chiama Ancona il cognome, del Fasano. E Radojevic finalmente lo aspettavamo ormai da mezz'ora, riesce a fare uno dei suoi tiri che trova impreparato Sirsi, Rubino, forza, ma trova Malavasi preparato e porta più tre Carpi. Abbiamo bisogno di Radojevic, abbiamo bisogno che tiri e che segni, abbiamo bisogno di lui perché lui ne ha le capacità, lui ha la capacità di trascinare questa squadra in alto, ma bisogna che si prenda le sue responsabilità con coraggio. Ora Davide Zoboli riesce quasi a recuperare un pallone che Fasano stava per regalare a Carpi. Ora gli arbitri mettono sotto passivo Fasano, Rubino si libera ma viene murato da Fontanesi. Fasano che è sotto passivo, ribadisco, Giannoccolo va a prendersi la palla, la passa a Rubino che tira una bordata da 10 metri ma non c'entra la palla, Radojevic spinge e bellissima palla per Davide Zoboli che si è inserito doppio pivot e massimo vantaggio per Carpi, 15-11 più 4, momento favorevole alle sorti biancorosse, Terraquiglia che per la prima volta in questi due match riesce a portarsi avanti con Fasano che pare oggettivamente il momento di difficoltà fisica e anche tecnica, perché non ha moltissime idee. Ora anche Rubino rischia con un cambio di direzione brutto, esteticamente brutto, e manovra questa palla che senza convinzione, senza attaccare, anche sfortunato il giocatore Rubino che prende proprio
l'interno dell'incrocio dei pali e la palla esce. Buon per Carpi, che aveva fatto comunque un'ottima difesa, molto aggressiva, e aveva costretto Fasano a fare un tiro forzato che ha sbagliato. Palla pulita. Ora vedremo cosa farà Carpi, che viene preso per il collo da Rubino, che è molto stanco, e l'arbitro giustamente dà i 2 minuti a Rubino su fallo di Pieracci. Rubino che nemmeno protesta, è quasi contento, forse sollevato di poter andare a riposarsi 2 minuti. Bravissimo Pieracci, che con un cambio di direzione secco su Rubino stanco, l'unica colpa che ha purtroppo, e per fortuna per Carpi, è quella di essere stanco in questa fase qua, di non avere compagni che gli possono dare aiuto. Davide Zoboli entra dall'ala sbagliando, purtroppo c'entra il palo interno sul primo palo, la palla finisce a Di Matteo, che per, nel tentativo però di non farsi anticipare compie invasione d'area. Ora ancora il portiere del Fasano chiama lo spazzolone perché vede i compagni in difficoltà. D'altronde anche la partita di andata con un Fasano che aveva chiuso il primo tempo più 6 ha visto a un certo punto nel secondo tempo le squadre impattare in parità con Carpi, addirittura che poteva anche andare avanti, e pertanto si ripete un po' il canovaccio di Fasano, con l'unica differenza che ora Carpi in questa fase della partita è avanti, e anche sbaglia ancora De Santis. Carpi con l'uomo in meno che spinge Berzic, passa Molina che compie una girella lentissima ma quanto efficacissima. Bravo Molina, che in questo secondo tempo entra, sta riacquistando fiducia. Abbiamo bisogno anche di Molina, abbiamo bisogno dei suoi gol, abbiamo bisogno della sua presenza, della sua fisicità in campo, perché se Carpi vuole andare avanti in questa serie ha bisogno di tutti i suoi giocatori, nessuno escluso. Ora recupera un altro pallone con Radojevic. Fasano che in questo momento non c'è, Carpi pare gestire agevolmente quando mancano ancora 13 minuti, partita lunga. Vedremo. Berzic si fa fermare, Carpi che è ancora con l'uomo in più da sfruttare, che manovra con Berzic che incrocia per Radojevic che tira sul primo palo ma non c'entra la porta, con portiere che era sull'altro palo, per cui sarebbe stato sicuramente gol se solo avesse centrato la porta, ma così non è stato. Rubino entra e rientra anche Giannoccaro, che con l'assenza di Rubino era sceso anche lui per prendere un po' di fiato, perché chiaramente coach Ancona sa benissimo che ha bisogno del tandem Rubino-Giannoccaro per risollevare questa partita o per fare qualche cosa. Giocatori del Fasano, in modo particolare vedremo se Rubino sta fingendo meno, mi sembra molto stanco e soprattutto una faccia poco convinta, a differenza dei giocatori carpigiani che invece mi sembrano in questo momento avere molta più convinzione e sicurezza dei propri mezzi. E time out richiesto probabilmente ancora da Fasano. Pubblico di Carpi che è caldo, che incita la squadra, sente che il momento è favorevole e insiste e incita la squadra. Ora sono parecchi minuti praticamente che non si gioca, vedremo se questo avrà giovato a Fasano e se Carpi avrà mantenuto la sua concentrazione. Quando mancano 12 minuti e 30 alla fine di questa partita, Carpi più 5, 16 a 11. Tummarello che manovra con Rubino, incrocia, ma viene contrastato durante il tiro, fa un tiro fiacco quanto poco convinto,
viene parato da Malavasi, adesso Tumbarello con Radojevic. Ora purtroppo gli arbitri vedono una spinta di Fontanesi sul pivot quando c'era ormai Tumbarello che stava per andare a fare una fesseria, viene graziato e purtroppo Fontanesi gli vengono combinati 2 minuti, Carpi quindi che con l'uomo in meno, palla a Fasano, passi di Rubino che non viene fischiato e tira fuori, reclama un tocco che oggettivamente non ha visto nessuno. Carpi che manovra, più 5, 16 a 11. Terraquiglia che ha la possibilità di gestire al meglio questi minuti. Terraquiglia che non è mai eccessivamente efficace quando è con l'uomo in meno. Sponsor Terraquiglia e Casa Modena che offrono qui al palazzetto banchetto, mangiare e bere. Ora siamo sotto passivo, non tira Molina e viene fischiato passivo, battuto rapidamente, De Santis va in contropiede, Davide Zoboli commette un'ingenuità che in questa fase della partita oggettivamente non dovevamo commettere, era meglio subire un gol, invece abbiamo rigore ed esclusione per 2 minuti di Davide Zoboli e Carpi che si troverà quindi con 2 giocatori in meno in campo. Beharivic va a battere il meno 4, ma poi gara che riprenderà con Fasano che avrà 2 giocatori in più. Beharivic non sbaglia, mentre prima aveva fatto la girellina di fianco alle orecchie di Malavasi, questa volta tira un tiro secco alla destra del portiere. Fasano che difende ancora uomo su Radojevic, Carpi con 2 in meno, Radojevic prova a tagliare, molto difficile, molto unita Fasano al centro, ora Pieracci era riuscito ad andare via, a passare in un buco incredibile, forse ci stava qualcosina di più di un semplice 9 metri, ma l'arbitro sembrava convinto, poi dopo probabilmente ha cambiato all'ultimo secondo idea, ha concesso solamente un fallo di 9 metri. Ora Molina su passivo si prende la responsabilità del tiro, ma viene murato, l'arbitro ancora sotto fischia passivo ancora, ora forse anche uno sfondamento di Pieracci, comunque palla Fasano che piano piano torna in partita, ora un passaggio al limite, sfrutta il doppio vantaggio numerico in campo e Messina porta a meno 3 Fasano che piano piano comincia a credere di poter entrare in partita quando mancano 9 minuti. Ora Carpi ha riguadagnato un giocatore e Coach Serafini, visto il momento di difficoltà della squadra, chiama un time out con le squadre 16 a 13. Carpi che deve gestire questi secondi ancora che ha di vantaggio per poi riprendere un attimino le redini di questa partita che sembrava diretta a aver preso un binario ben preciso, e poi un'ingenuità soprattutto quella di Davide Zoboli che non ci voleva, è un fallo inutile perché abbiamo subito ugualmente gol e ha concesso un doppio vantaggio numerico alla squadra pugliese. Lauro, che mi dici? Diciamo che quello che era stato il punto di forza del Carpi, cioè grande difesa soprattutto di Polito e Pieracci con un monumentale Malavasi tra i pali, un po' vacillato naturalmente per effetto delle esclusioni, e naturalmente il Junior Fasano è riuscita a rintuzzare il punteggio, questo ci sta, sono ancora diversi minuti, il trend della partita può essere recuperato, non ci sono particolari problematiche, adesso recuperare un uomo in attacco e soprattutto in difesa rappresenterà una cosa di grandissima importanza per il Carpi. Junior Fasano ha sfruttato molto i suoi giocatori, le lunghe leve di Rubino stanno facendosi sempre più lente, Giannoccaro e Beharivic sono stati molto ben contenuti, soprattutto con Pieracci in difesa e con Polito
lì si è avuto il massimo della efficienza difensiva, e è stato lì che poi Molina si inventa questi tiri random che sorprendono Sirsi, e quando nessuno se lo aspetta Berevic gli viene dato un po' di spazio. Stavolta Polito è stato un po' distratto, diciamo così, ma ci sta. Berevic ha tirato da 10 metri, il suo polso è magico per i tiri schiacciati a terra, tiri sempre molto molto complicati per qualunque portiere, anche per Malavasi. Ancora più tre, ancora tanto da giocare, ma il Carpi ha trovato fiducia, ha trovato equilibrio, ha trovato qualche colpo a sorpresa, soprattutto da parte di Molina. Adesso ci voleva un tiro di Radojevic, che la difesa si era appiattita, l'ha portato dentro i 9 metri e lì doveva tirare, andasse come andasse, ma lì doveva assolutamente tirare. Il Fasano riprende un po' di fiducia naturalmente. Adesso le squadre sono in parità numerica, di nuovo il trio difensivo di Fontanesi, Pieracci e Polito, che finora ha dato tante soddisfazioni, ancora una buona difesa e ancora un'ottima parata di Malavasi. Questo è quello che ci aspettiamo dalla difesa del Terraquiglio Carpi, che è quella che sta costruendo questo punteggio, un punteggio di partita di altri tempi. Non si era mai visto in questo campionato una partita con così basso punteggio e con difese così sulle righe di tutti. Ancora un tiro di Radojevic fuori dalla porta, buonissima iniziativa del Fasano, che da posizione di ala destra con Messina riesce a segnare una buona rete, una palla ben gestita. Radojevic che sbaglia la porta, buona prima fase del Fasano, ci sta, tutto questo rientra nella logica delle cose. Adesso difesa 6-0 difesa 6-0, ma gol importantissimo di Piccinini Davide, gli viene costruito uno spazio enorme e lui non si fa pregare. Tumbarello, dopo aver fatto passi, era la prima iniziativa importante che aveva avuto nel secondo tempo, aveva trovato un buono spazio, anche una certa superiorità, avrebbe potuto anche scalare la palla per Berevic, ha preferito l'azione personale, non gli è stato concesso il vantaggio, anche perché nel tirare aveva pestato la riga e aveva commesso passi, gli arbitri hanno giustamente interpretato, arbitri molto permissivi. Adesso una magia ancora di Messina, aveva provato 20 volte durante il riscaldamento, lui che è destro di mano non può fare nient'altro che quel tiro schiacciato a terra, e questo ha sorpreso un po' Malavasi. Ancora il Carpi in attacco, ancora contro la difesa 6-0. Qua i tiratori dovrebbero non viene concesso il vantaggio, forse il Fasano avrebbe potuto giocare meglio questa palla. Ancora in attacco il Fasano, 5 minuti e 15 alla fine, oddio, tante difficoltà anche per loro, molta fatica. Rubino andrà a un tiro, molto affaticati i giocatori di Fasano, lentezza esasperante, grande mestiere, ma questo fa parte dell'esperienza dei giocatori brindisini. Bella iniziativa di Tumbarello, che non poteva fare altrettanto, si rifà molto molto bene Malavasi, che tiene questo più 2 a 4 minuti e 39 alla fine, un buon vantaggio. Adesso ci vorrebbe
una buona impennata d'orgoglio del Carpi, che in questa fase, nelle fasi finali della partita, ha sempre un po' di timore riverenziale, soprattutto contro le squadre che hanno una grande... Sì, anche di dentro, grande! Uno contro uno ancora di Matteo, la difesa ha anticipato su Radojevic, lui ha trovato un buono spazio tra uno e due, è andato a un tiro un po' pretestoso contro Sirsi, ma ha subito fallo, una spinta abbastanza evidente. Si va a questo tiro dai 7 metri molto molto importante, quando mancano 3.53 alla fine. Bella realizzazione di Radojevic, che oltre a segnare un gol segna nella sua memoria una cosa importante per la fiducia che deve avere a una cinturazione non evidentissima, ma ci sta. Fontanesi, seconda esclusione per lui, ancora Carpi in inferiorità numerica. Il tempo è fermo, più 3 per Terraquiglia Carpi, ma Fasani in attacco con i brindisini, che sono sempre stati molto... molto cinici contro la difesa in inferiorità numerica del Terraquiglia. Quindi Bearevic che tira libero davanti a Malavasi, che non si fa sorprendere. Un Bearevic un po' al di sotto delle aspettative che si potevano avere da un giocatore di quell'esperienza. Il montenegrino in questa partita non è stato devastante come al solito, un po' per la bravura di Malavasi e Polito, e un po' forse anche perché nel secondo tempo non è stato così brillante come lo si era visto in passato. Un po' di confusione al limite dei passi, cerca uno spazio che non trova. Anche questa volta Pieracci un po' va a forzare, non aveva molte possibilità, aveva finito i passi, ha cercato uno spazio che non c'era e l'arbitro ha fischiato giustamente. Adesso il Junior Fasano tornerà in attacco per la possibilità di stare agganciato. Tempo fermo, 19-16, 2.48 alla fine. Le regole di questo gioco dicono che quando sono più i gol di scarto che i minuti che mancano, la partita potrebbe essere dichiarata quasi positiva, ma questo non lo diciamo perché non porta bene, debiti scongiuri. Chiusa molto bene la difesa, quella è una zona un po' vietata al transito, diciamo così, dove c'è Pieracci e Polito. Non ci sono grandi spazi, quando la difesa è piatta lì andare in penetrazione è molto 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 difficile. Ne sa qualcosa Bearevic e anche Tumbarello, che non hanno mai trovato uno spazio attendibile per una penetrazione efficace. Poi c'è stato sempre l'intervento provvidenziale di Malavasi. Boh, bello! Bella palla trovata anche stavolta da Messina, che ha un 3 su 3 nel secondo tempo. Ancora il Carpi in attacco. Adesso prima Giannoccaro faceva passare il tempo, adesso lo chiede, come cambiano le opinioni durante una partita. Vedete le cose. Succede sempre così, prima il tempo si doveva lasciar passare, adesso invece, naturalmente questo per l'interesse della partita. Naturalmente Giannoccaro è un giocatore di grande... Palla è stata deviata, l'arbitro di fondo ha visto chiaramente, naturalmente c'è la possibilità di... Palla... Fasano che ci pensa su, ha avuto una bella palla importante, Tumbarello ha sbagliato,
Adesso palla Giannoccaro, anche lui molto stanco. Dumbarello cerca una soluzione personale e la trova, la più importante della partita. 50 secondi alla fine, più uno per il Carpi. Tumbarello mette un bel sigillo alla sua prestazione. Il tempo è fermo, mancano 44 secondi alla fine. Il delegato FIGH Gigi Vignali dal tavolo, molto molto attento. Adesso c'è un'ammonizione ad Ancona, naturalmente bisogna trovarle, sperimentarle tutte per cercare di condurre in porto una partita ben gestita da parte di entrambe le squadre, ma adesso chiaramente non ci sono tante alternative al gioco del Fasano. Il Fasano non deve subire, deve cercare di gestire bene il proprio attacco. Queste non ci sono scelte per la panchina fasanese, c'è poco da dire, bisogna cercare di non subire, mandare un tiro probabile, un attaccante, scegliere un attaccante del Carpi, farlo tirare, recuperare la palla, parare, recuperare la palla e andare a un attacco organizzato nei pochi secondi che mancheranno alla fine della partita. Naturalmente il Carpi tenderà di gestire questo attacco al meglio delle proprie possibilità e se segnerà non c'è il tempo, e se non segnerà si esporrà all'attacco fasanese. Sì, questi ultimi 40 secondi sono veramente terribili, non vorrei essere al posto dei giocatori in campo del gestirli, però bisogna essere caldi in questo momento, testa calda e palle fredde, come diceva un noto coach della zona. E subito Fasano che chiede il passivo, Carpi che manovra con Berzic che si era quasi liberato, ora Zoran Radojevic si fa parare quando mancano 20 secondi alla fine. Palla che persa da Fasano, 10 secondi, Berzic fa il playmaker da basket, cerca il fallo, perde la palla, 3 secondi, ma perde la palla anche Fasano. Carpi vince 19-18, bella a Fasano, martedì 24 anzi a Fasano per il passato del turno, chi vincerà se la vedrà con la vincente tra Sassari e Bolzano. Buona serata a tutti, gran bella pallamano, gran bella partita, complimenti a tutti i giocatori in campo.